Buoni o cattivi, c'è Vasco Rossi sulla prima radio della capitale. Siamo in diretta con Roma di Giorno. Io sono Marco Napoleoni. Ancora una buona giornata a tutti coloro che sono all'ascolto sul 104 in FM a Roma, sul 98 e 100 a Latina, sul 91.800 a Rieti, o che ci stanno guardando da Supernova TV al 14 del digitale terrestre o su Radio Roma TV al 115. Noi siamo in collegamento con Pino Musolino, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, c'è stata questa conferenza stampa nella quale ha illustrato i dati del traffico merci e passeggeri dei porti di Roma e del Lazio. È stato un anno particolare, però ci può sicuramente raccontare e fare una fotografia di questo anno per chi, insomma, fa parte del mondo dei portuali. Beh, è stato sicuramente, come dice lei, un anno particolare, il secondo della pandemia, con molte difficoltà. Già il 2020 era stato un anno estremamente difficile, però ci sono state anche delle cose estremamente positive, e credo possa far piacere a chiunque sapere che nel 2021, nonostante la pandemia, il porto di Civitavecchia è stato il primo porto nel mondo per gestione del traffico crocieristico, con 519.000 passeggeri, che ovviamente sono ancora lontani dai numeri pre-Covid, ma che rappresentano una grande vittoria, se volete anche una grande soddisfazione per questo territorio, perché noi, più che Miami, più che Barcellona, abbiamo saputo dimostrare di essere in grado di mettere insieme una capacità organizzativa e tecnica che ha permesso ai turisti crocieristici di sentirsi al sicuro e di poter viaggiare soprattutto dal porto di Civitavecchia. Questo è un dato estremamente positivo e che ci ha permesso anche, in qualche modo, se volete, di fare scuola nel mondo. Questo è un bel risultato di tutta la regione. Poi comunque, anche nonostante il momento di difficoltà, i dati sui traffici sono abbastanza positivi, con un più 20% rispetto al 2020 su Civitavecchia e un 15% in più su Gaeta. Il dato forse ancora più significativo è che non cresciamo solo sul 2020, che era l'anno della pandemia, ma ci sono stati due segni positivi: 1% su Civitavecchia e 14% su Gaeta, anche rispetto al 2019, cioè all'ultimo anno pre-Covid. Significa che il porto comunque sta tenendo, e che il lavoro che abbiamo impostato sulla diversificazione dei traffici e l'ampliamento della movimentazione delle merci sta dando i suoi frutti, ovviamente con moderato ottimismo. È chiaro che il momento è ancora difficile, è chiaro che ci sono ancora tante cose e tante incognite in piedi, insomma non è ancora completata la uscita dalla pandemia, però qualche dato positivo ci fa ben sperare, insomma, e quindi a beneficio, insomma, quando il porto è in salute, quando i porti del Lazio funzionano bene, ci permettono, insomma, di lavorare per creare occupazione e investimenti su tutto il territorio regionale. Sì, anche perché abbiamo sentito negli ultimi mesi notizie sui porti solo di polemiche, no? Di manifestazioni. È bello sentire che finalmente c'è un settore che segna un più sul 2019, perché gennaio, lo sappiamo, è il mese nel quale si fa sempre il punto della situazione e nel quale sentiamo sempre notizie positive, però rispetto all'anno passato. E rispetto all'anno passato, insomma, era il minimo indispensabile. Ci sono speranze ulteriori? Avete perso lavoratori? Ci sono stati, o è comunque un settore che va in una crescita continua e non avete avuto difficoltà rispetto a tanti altri settori? Allora, nonostante i due anni di pandemia, per il momento non ci sono state significative contrazioni sull'occupazione, però lei tenga conto che c'è stato anche il blocco dei licenziamenti per quasi due anni, quindi non è escluso che nel brevissimo, per il 2022, qualche piccolo contraccolpo ci possa anche essere, però è anche vero che, appunto, lei tenga conto che noi siamo stati uno dei settori in assoluto più colpiti dalla pandemia, quindi qualche contraccolpo può esserci. Dall'altro lato, noi stiamo lavorando in tutte le direzioni a 360 gradi per evitare che questo contraccolpo sul breve possa avere anche effetti di lungo periodo, e quindi, come dire, per qualche lavoro perso ci possa essere la possibilità di creare nel più breve tempo possibile ulteriori occasioni di occupazione. 2022 non sarà ancora un anno facile, però noi ce la stiamo mettendo tutta con un lavoro, appunto, complessivo di squadra anche sul territorio, con i vari comuni, con l'amministrazione regionale, con lo Stato e il governo nazionale, per fare quel ruolo, appunto, di incentivazione e creazione di occupazione e investimenti che è demandato ai sistemi portuali.
E senta, l'ultima cosa che le voglio chiedere riguardo a quanto mi raccontava prima su Civitavecchia, secondo lei che cos'è che ha reso Civitavecchia il più importante porto per il mondo crocieristico in un periodo così complicato? Beh, guardi, noi abbiamo saputo dare a mettere in campo pubblico privato assieme un sistema organizzativo che ci ha permesso di creare un porto, se non Covid free, quasi completamente Covid free. Lei tenga conto di questo, che c'è stata una grande paura da un certo punto di vista, ma anche al secondo anno anche una grande voglia di viaggiare da parte delle persone, e che voglia che a un certo punto era inespressa perché permaneva la grande paura. Aver messo in piedi un sistema di controlli, di controcontrolli all'arrivo, che ha permesso di non avere pressoché quasi nessun caso di Covid, ha trasmesso una grande sicurezza, una grande così consapevolezza che si poteva partire e avere una vacanza in crociera senza correre dei rischi. Questo il mercato, insomma, che è fatto di uomini e di donne, l'ha accolto bene e ci ha permesso di rappresentare una eccellenza non più solo nazionale, ma direi globale. Questo è un bel segnale, perché significa che abbiamo messo in piedi un'organizzazione di altissimo livello che ha garantito la sicurezza e la salute delle persone che hanno viaggiato. E certo, è stato anche un gran lavoro sicuramente dal punto di vista comunicativo, perché nel frattempo in alcuni telegiornali si sentivano anche, no, di navi bloccate causa Covid al largo per giorni e giorni. Quindi se siete riusciti addirittura a sopperire anche a questo, diciamo che un lavoro è stato fatto, e speriamo che Civitavecchia e anche il porto di Gaeta, che da quanto dice lei è in grande crescita, possano continuare a crescere e rimanere, almeno per quel che riguarda Civitavecchia, primi al mondo, che comunque è un primato che fa bene all'economia di tutta la regione sicuramente. Grazie mille a Pino Musolino, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, per essere stato qui. Speriamo di risentirci presto con altri aggiornamenti positivi. Grazie. Grazie a voi. Grazie a lei. Noi ci fermiamo un attimo e poi torniamo per collegarci con Eva Vittoria Camerino e parlare di un'opportunità per le giovani ragazze romane.